fare l'eco da voglio vivere e godere la
Maria del Monte, perché questo incanto non costa niente. Vivere così, a la sola impronta, a felice canto, tanto per me. Parole d'amore che ti
sospira il mio cuore, forse non sono più, mamma, ma la canzone mia più bella sei tu, sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più. Sento la mano tua stanca, cerca i miei riccioli d'or. Sento la voce ti manca, la ninna nonna d'allor. Oggi la testa tua bianca, io voglio stringere al cuore. La mia canzone vola, mamma, sarai con me, tu non sarai più sola, quale sola ti voglia bene, queste parole d'amore, che ti sospira il mio cuore, forse non sono più. Sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più. Thank you.
c'è chimera sei tu, che fai sognare in un mondo di rose tutta la vita. Illusione è il profumo che invita d'una bocca assetata e la credi baciata soltanto da te. Frasi d'amore, di fedeltà, che a un altro cuore ripeterai. Illusione, dolce chimera sei tu, che fai sognare, sperare ed amare tutta la vita. Quante parole velate di dolce passione, quante lusinghe ci dà chi ci vuol bene. Ma fra le tante tu sola, signora illusione, ci dai la gioia d'amare senza d'amore, di fedeltà, che a un altro cuore ripeterà. Illusione, dolce chimera sei tu, che fai sognare, sperare ed amare tutta la vita. Mentre soffro non so più scordar il mio perduto amore. Dimmi cos'è questa musica strana che tu dolcemente sussurri qua giù e fai più triste il cuore. Dal cielo sempre su te come un manto d'argento, e in questo incanto tristezza e pianto tremano in me. Forse sarà la musica del mare che nell'attesa fa tremare il cuore. Torna mi vela e tu non vuoi tornare, che lacrime amare versare fai tu. Mare sei tu che una sera portasti al mio cuore in un sogno di nuvole d'or che mai non scorderò. Corri laggiù,
la sua sponda ritorna a baciar, se un istante la fai ritornar, la vita mia darò. Ma l'onda corre, non sa questa voce che implora, sulla scogliera lucente vera mormorerà. Festa di San Gennaro, quanta folla per la via, con Zazà, compagna mia, me ne andai a passeggiare. C'era la banda di Pignataro, che suonava il Parsifallo, il maestro sul piedistallo ci faceva del via.
nel momento culminante del finale travolgente, mi è già tutta che la gente se fumarono a Zazà. Dove sta Zazà? Oh Madonna mia, come fa Zazà senza Isaia? Pare pare Zazà, che t'ho perduta in me, chi ha trovato Zazà? Che m'ha portata a me, diamola a trovare, su facciamo presto, diamola a trovare, con la banda in testa. Uzzazà, 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 e quando hai mai da 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 da. Isaia stacca, Isaia stacca, Isaia stacca, da 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 da. Come già va, perché trova, io senza te non posso stare. Da 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 da. Era la festa di San Gennaro, l'hanno appresso cante e suone, bandarelle e processioni, che se può dimenticare. C'era la banda di Pignataro, centinaia di bancarelle, di torrone e di nocelle, che facevano il cantare. Come allora quel viavai ritornò per quella via, ritornò pure Isaia, sempre in cerca di Zazà. Dove sta Zazà? Oh Madonna mia, come fa Zazà senza Isaia? Pare pare Zazà, che t'ho perduta in me, chi ha trovato Zazà, che m'ha portata a me? Se non troverò lei che è tanto bella, m'accontenterò di trovare sorella. Tamerò, 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 pure a lei glielo dirò che tamerò. Tamerò da da, tamerò da da, tamerò da da, da 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 da. Che tamerò la giacunta, con la tua sorella giacuga. Da 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 da. Sore, l'amerò. Roccaraso, paesaggio alpino nel cuore dell'Abruzzo. A poche ore da Roma e da Napoli offre ospitalità attrezzata e alberghi per tutti i gusti e per tutte le borse. Un panorama cittadino che nonostante tutto ha conservato qualcosa della tradizione abruzzese. Un centro pilota per l'avvenire di una regione cui il turismo può offrire possibilità di rinascita. I campi di sci sono accessibili col mezzo comodo di seggiovie per chi vuole godersi soltanto la fatica della discesa, il piacere di una volata a valle. Le vacanze invernali e le gite di fine settimana trovano qui la loro patria bianca, con i campi per i principianti che corrono verso un inebriante e divertito traguardo di cadute. E anche i bambini hanno la loro parte. Sono come nelle spiagge popolari i protagonisti di un'evasione, questa volta all'insegna del Candido, i primi attori di un'esperienza che trova maestri appassionati e alunni attenti e consapevoli. Recentemente, come i grandi dello sport, i bimbi hanno messo a frutto proprio qui a Roccaraso le loro prime esperienze e i loro primi passi sulla neve, in gare alla fine delle quali i più bravi, i primi, i secondi e i terzi arrivati, sono stati premiati come al termine di una corsa vera. Coppe di grandezza decrescente a seconda del merito, ma sempre coppe più grandi di loro, un incentivo a perseverare nel Cristiania, a ritornare da queste parti dove l'industria del turismo si fonde con una cordialità tutta meridionale, con la sensazione di sentirsi come in famiglia. Con i bambini il turismo mette in banca i ricordi, raccoglierà il frutto tra alcuni anni. Un panorama di eccezionale bellezza a portata di mano, un paesaggio da contemplare e da sfruttare per le corse in sci, per le gite, per il sole, che insieme con la neve è l'emblema quasi costante di Roccaraso. Un panorama che si presta a tutte le interpretazioni, anche a quelle di carattere nordico.
Qui infatti su questi pendii sono state girate per la televisione le scene della deportazione che abbiamo visto nel romanzo sceneggiato Resurrezione. Qui per la finzione del video hanno sofferto il freddo e sopportato la frusta degli aguzzini zaristi, Katyusha Morlova e il penitente principe Nekhludov. Memorie del passato televisivo sopraffatte dalla realtà delle ascese in funivia, dalla mirata contemplazione di panorami che qui sono offerti con la stessa ampiezza e la stessa suggestione di quelli del nord. Per la disputa delle finali del Gran Premio Primi Sci, che hanno visto impegnate in due appassionanti giornate di gara le giovanissime speranze dello sci italiano. Suddivisi in due categorie, scoiattoli e caprioli, maschi e femmine, si sono dati battaglia a fondo per conquistare la vittoria nei rispettivi settori. Naturalmente tra caprioli e capriole c'è una certa affinità, ma i ruzzoloni non sono frutto di imperizia, bensì il più delle volte di emozione e di troppa foga. L'età dei concorrenti infatti varia dai 12 ai 16 anni. Fino all'ultimo la lotta è stata serrata. Nella categoria scoiattoli la vittoria è andata per le femmine a Margherita Piller-Heffer, numero 6, e per i maschi ad Alessandro Doriguzzi, numero 29, entrambi di Belluno. Nella categoria caprioli femminili il successo è stato riportato da Margherita Astigiano di Cuneo, numero 12, e in quella maschile da Antonio Cimaglia di Aquila, numero 14. Festa grande nella cittadina olandese. Sui candidi e sterminati campi di neve di Roccaraso si sono svolti i giochi invernali della gioventù. La felice posizione di questa località di sporti invernali ha consentito agli amministratori del comune di raggiungere in pochi anni uno sviluppo di attrezzature assolutamente eccezionali. Gli impianti di risalita, sciovie, seggiovie e telecabine si sviluppano per un percorso di oltre 7 km e consentono il trasporto di 5-6 mila persone in poco più di un'ora. Intorno a questi impianti si estende una rete di piste per una lunghezza complessiva di 60 km. C'è spazio per tutti, anche se la presenza giornaliera degli sciatori nella zona sfiora le 20.000 unità. Ad un'affluenza così massiccia fa riscontro un'analoga capacità ricettiva che fa di Roccaraso un modernissimo ed attrezzato centro turistico. Ma i responsabili dell'amministrazione comunale affermano che questo è soltanto l'inizio di un programma di sviluppo molto più vasto. È prevista infatti, lungo tutto l'arco della catena montuosa della zona, la realizzazione a breve scadenza di 25 nuovi impianti, la cui portata supererà le 15.000 unità. Un programma che risulta di enorme utilità se si tiene conto che in questa zona si può trovare un sufficiente innevamento dal 1 dicembre alla fine di maggio. Inoltre, per offrire la possibilità di sciare anche a giugno inoltrato, si sta programmando la realizzazione di impianti ad una quota che supera i 2.000 metri. Scuole di sci operano nelle località di maggiore movimento turistico, un movimento turistico che non è limitato alla stagione invernale, ma che raggiunge punte altissime anche in piena estate. La settima tappa, a giudizio dei tecnici, doveva rivoluzionare la classifica. Tra l'indifferenza del gruppo fuggono Piazza, Cher e De Santi. Alternandosi al comando, aumentano il distacco. Al ponte di Venafro, chilometri 86,5, il loro vantaggio è salito a circa 10 minuti. La notizia comincia a preoccupare gli inseguitori. Dopo Isernia la strada comincia a salire e con le prime asperità i tre di testa cedono a poco il vantaggio accumulato in pianura. Piazza, più fresco dei compagni, sale più agevolmente. Sul Macerone vince il traguardo del Gran Premio della Montagna seguito da Cher. Lo svizzero insiste sulla faticosa rampa di Rionero Sannitico, mentre Roma e Geminiani mettono in mostra le loro doti di scalatori. Traguardo in vista. A Roccaraso Albani si rivela il campione del giorno, è la sua seconda vittoria. Ricorda Giorgio, non c'è due senza tre. Vento e gelo a Roccaraso, sconsigliabili perciò i 30 km di discesa che conducono a Sulmona.
Qui sarà data la partenza, in attesa gradito un buon focherello. Moschiere e Spataro. 114 partenti. Gli assi, qui vediamo Bardali, non hanno velleità. A Popoli, chilometri 36, sono scappati Renzo Zanazzi e Masocco. Fanno tanto sul serio che non si lasceranno raggiungere prima di 150 chilometri. Al comando, ora l'uno, ora l'altro, Masocco fa da battistrada al rifornimento di San Benedetto del Tronto. 9 gli inseguitori, Coppi, Kubler e la maglia rosa Astrua danno il buon esempio al passaggio a livello di Civitanova. Gli altri devono attendere ormai che passi il treno. Con Coppi e la maglia verde Geminiani, primo degli stranieri. Tutti in gruppo a Civitavecchia Marche. Fra 24 chilometri l'arrivo. Dietro allo svizzero Clerici vediamo il velocista Conte. Lo rivedremo fra poco. Alle porte di Ancona la sorpresa. Fuga di Benedetti, vincitore solitario. Volatone per il secondo posto. Conte precede Corrieri, Gasola e Bevilacqua. L'anno scorso vice campione mondiale dei dilettanti, Benedetti comincia a farsi strada anche fra i professionisti. Dove l'esperienza sfavillante del pericolo ha per eco mute voci ed infiniti silenzi che accendono nell'animo armonie gioiose, ridestando tutte le profondità dell'essere, dove ogni passo assume il valore di una conquista, qui gli studenti universitari trovano un'altra superba palestra. Intitolata alla memoria di Emilio Comici, che fu uno dei più vertiginosi arrampicatori, la scuola di roccia in Val Gardena guarda la sovranità del Sasso Lungo. L'attività della scuola si svolge nel periodo invernale e mira a creare degli alpinisti completi, abituati alla verticalità della roccia, alle manovre e alla tecnica rese necessarie dalla presenza insidiosa del ghiaccio e della neve. Raggiunte passeranno visioni di pareti altissime rose dal tempo, dove finiscono di consumarsi chiodi arrugginiti e lembi di corda, a testimonianza di coloro che con animo puro tracciarono per primi la via. Dalle pareti verticali alle veloci piste dei campi di neve per i decimi vittoriali a Madonna di Campiglio, qui altri universitari daranno prova della loro preparazione e del loro spirito agonistico. Combatterò per superare tutte le prove, per conquistare tutti i primati, col vigore sui campi agonali, con il sapere negli arenghi scientifici.
combatterò per vincere nel nome di Roma, così combatterò come il Duce comanda. Giurate voi? Giuro! Col giuramento ognuno ha impegnato se stesso a portare la propria insegna al di là di ogni ostacolo. È stato dato il via alla gara di staffetta, che si snoderà su un percorso di 32 km diviso in 4 frazioni. La severità del percorso non fiacca la resistenza dei concorrenti. I primi cambi non si fanno attendere molto. Dopo dura lotta, gli avversari sono distaccati e ancora aperta la partita con l'avversario più inesorabile, il tempo. Il primo concorrente sta per giungere al traguardo. I compagni di squadra, un po' a modo loro, non mancano di salutarlo festanti. Un pettine. Una porta. Ancora una porta. Poi un veloce corridoio. E giù, verso il traguardo. È la discesa obbligata. Il cronometro giudice freddo e incorruttibile anche in questa gara dà il responso definitivo. Guizzando con stile perfetto attraverso i molteplici passaggi, i goliardi con le loro ampie volute sembrano disegnare sulla neve complicati arabeschi. La salita non è il momento più divertente, d'altra parte anche essa è necessaria. Avanti ragazzi, sveglia! Ecco, così va bene. Pista libera! Un ultimo colpo all'attacco e al via a tutta velocità verso il dente di lancio. Benissimo, magnifico salto! Beh, avanti un altro. Avete mai pensato all'emozione di proiettarvi per alcuni attimi nello spazio, spinti soltanto dal motore del vostro coraggio o dal desiderio di questa folgorante avventura? Osservate questi ragazzi e vi renderete facilmente conto come di fronte ad un trampolino il desiderio diventi una immediata necessità. Come dicevamo, la necessità nasce dal desiderio e lo spirito di emulazione non mancherà di dare i suoi frutti. Un po' di pazienza ancora. Osservate come col patinaggio la grazia femminile si avvantaggi nella danza di tutta una fluida, armoniosa continuità.
la volta dei velocisti. Il vorticoso carosello si snoda su un percorso di 1500 metri. Infine uno dei concorrenti, il migliore naturalmente, riesce ad avvantaggiarsi sugli altri e vola verso il traguardo. La selezione, necessariamente avvenuta, non turba in alcun modo gli animi. Improntato al più schietto spirito guerriero, il trofeo Libro e Moschetto raduna un forte numero di squadre universitarie militarmente preparate ed equipaggiate per una caratteristica gara di fondo. Attraverso un duro percorso che si snoda per 20 km tra le montagne e i pianori di Roccaraso, le squadre, marciando in perfetto sincronismo, si inseguono e si sorpassano. Al poligono di tiro lo sforzo dei muscoli ha una sosta. Qui l'acutezza dell'occhio e la fermezza del braccio costituiscono i due fattori decisivi. Hanno oggi di fronte un innocente bersaglio e hanno raggiunto soltanto dei traguardi. Ma domani, quando al berretto goliardico avranno appuntata la penna nera degli alpini, altre mete saranno raggiunte con lo stesso entusiasmo e con la stessa certezza.